tutti gli anni è così. Arrivano le feste e non so che regalo fare. Ma quest'anno ho scoperto che nello showroom di Giancarlo Maggi a Casteggio ci sono migliaia di calzature di grandi marche per uomo, donna e bambino. Stile, comodità, qualità e prezzi vantaggiosi. In via Gramsci 18 a Casteggio, Maggi Calzature. Scarpe per tutti o quasi. Sabato scorso la Lega Nord di Voghera ha organizzato una colletta alimentare nei pressi di un supermercato del centro città. Una colletta alimentare benefica ovviamente, ma non per tutti. I sacchetti della spesa raccolti sono stati consegnati proprio in queste ore alle famiglie, agli anziani bisognosi residenti in città, ma solo alle persone italiane. Cosa ne pensa? Il Caroccio ha fatto una scelta giusta oppure andavano inclusi anche gli stranieri? Secondo me ha fatto una scelta giusta. Come mai? Ma è un mio... Gli stranieri hanno già 35 euro al giorno, 40 euro, se poi sono ignorante in materia, però ho fatto una scelta giusta. Io poi preferisco gli anziani agli extracomunitari. Poi non mi chieda come mai, perché ognuno nel suo... è un pelo razzista, penso, no? Senza offendere nessuno e senza... Però a me sembra una cosa giusta, punto. Infatti qualcuno in questa iniziativa ci vede una forma di razzismo. Io non la vedo. Questi hanno fatto una raccolta per gli anziani e hanno fatto una scelta giusta. Secondo me è sbagliato, perché al mondo siamo tutti uguali e quindi anche gli stranieri hanno tutti i diritti di avere da mangiare o quello che è. Quindi lo slogan della Lega Nord, prima gli italiani, non lo condividi? No, perché secondo me siamo tutti uguali, cioè italiani e stranieri, poi adesso come adesso che ce ne sono un bel po' di stranieri, non vedo perché non debbano essere trattati in ugual misura. Ma per me, guardi, potevano dare qualcosa anche gli stranieri, insomma, io non ho niente con nessuno, con gli stranieri, per l'amor di Dio, perché noi, sinceramente, italiani, io non mi ricordo, ma ai tempi dei tempi siamo andati anche noi a fare gli emigranti. E quindi c'è il buono e il cattivo dappertutto. Se avevano bisogno anche gli stranieri un pezzo di pane, io sarei stata contenta, perché quando li vedo, se posso un'offerta lo faccio. Poi se va a finire in bene mi fa piacere, se no dico pazienza, io l'offerta l'ho fatta.